La panda di Flavio De Zorzi, l'intraprendente viaggiatore fonzasino, ora è ferma all'ambasciata italiana di Tunisi, pronta però a riprendere il viaggio verso il Sahara. È questa la nuova sfida per il World Panda Expedition, alla scoperta delle vie dell'impero romano in Africa. Prima della partenza abbiamo intervistato Flavio. La nuova edizione di World Panda Expedition mi ha portato in Africa, alla scoperta dell'impero romano che era presente in Tunisia. L'itinerario disegnato prevedeva l'arrivo a Capo Bon, il punto più vicino all'Italia per il continente africano, poi da lì la discesa verso lo Sahel e all'ingresso nel Sahara, dal Sahara la risalita verso Cartagine seguendo tutte le antiche città romane per la Tunisia. Purtroppo, mentre ero lì in viaggio, durante le riprese video, è arrivato il coronavirus che ha messo complicazioni su tutto il viaggio e tutto il lavoro. L'OMS, dopo aver proclamato lo stato di pandemia mondiale, la Tunisia ha bloccato le città e ho dovuto rimpatriare, lasciando lì i miei strumenti, la mia macchina e tutto quanto. Adesso, nei prossimi giorni, mi aspetta un volo di rientro in Tunisia per completare il lavoro e riprendere la macchina e ritornare in Italia. Sono state registrate una puntata e mezza di questo viaggio in Tunisia, su previsione erano 4 puntate da 40 minuti l'una, e con questo speriamo che adesso nei prossimi giorni non ci siano altre complicazioni, così potrò completare tutto il progetto sulla Tunisia. Potrete seguire giorno per giorno l'evolversi delle nuove puntate sulla pagina Facebook di World Panda Expedition. La prima puntata del nuovo viaggio verrà trasmessa da Telebelluno sabato 22 agosto alle ore 13:55 e domenica 23 agosto alle ore 20:30.